Edilizia scolastica, ad Ace Sant'Antonio arriva un finanziamento di 1.345.000 euro per la palestra della scuola media, un vero e proprio palazzetto dello sport. La Guardia di Finanza di Acireale si trasferisce nei nuovi locali di via Felice Paradiso, la nuova sede a piano terra. Carnevale di Acireale, si entra nel vivo con il giovedì grasso, protagoniste le scuole in maschera. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo di IACP. Il presidente della regione nei giorni scorsi ha annunciato la riforma degli IACP, ma le sue dichiarazioni hanno sollevato un coro di proteste tra gli addetti ai lavori. Oggi interviene il direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. Parleremo poi dell'emergenza lavoro sul sentiero di guerra, i lavoratori di Conforama pronti ad incrociare le braccia, uno sciopero è stato programmato per dopodomani. Parleremo anche di sport e di calcio, ieri turno infrasettimanale nei tornei dilettantistici, preziosa vittoria per il Real Laci nel campionato di eccellenza. Questo ed altro all'interno del nostro giornale, dicevamo, in primo piano Aci Sant'Antonio, Santa Maria La Stella, nella nuova scuola media ci sarà spazio per la palestra tanto attesa. Il Ministero infatti della Pubblica Istruzione ha fatto pervenire al Comune un finanziamento di 1.345.000 euro. È ufficiale, la nuova scuola media di Santa Maria La Stella avrà la sua palestra. Lo ha decretato ieri il Ministero della Pubblica Istruzione che, valutato il progetto, ha concesso al Comune di Aci Sant'Antonio un finanziamento di 1.345.000 euro. Forse il finanziamento più bello di questi 5 anni, ha dichiarato il primo cittadino Santo Caruso. Il lavoro di progettazione, la sinergia con l'ufficio, l'attenzione verso tutti i bandi ci premia ancora una volta. Questo risultato, ha proseguito il sindaco, va dedicato e condiviso con tutte le associazioni sportive del territorio, che da sempre agiscono in condizioni precarie e con strutture non adeguate. Da sempre loro sono il collante sociale, ha concluso, e non vi hanno rinunciato ad esserlo nonostante le difficoltà. Oggi non abbiamo solo la possibilità di offrire alla nuova scuola media di Santa Maria La Stella una palestra degna di questo nome, ma possiamo finalmente avere un palazzetto e valorizzare tutte queste realtà. È proprio questa la notizia che tocca da vicino tutta la comunità sant'antonese. Non nascerà solo una palestra, ma un vero palazzetto dello sport, atteso da oltre un ventennio. Le tante associazioni sportive potranno organizzarsi e offrire a tutta la comunità e non solo agli studenti la possibilità di confrontarsi con varie discipline sportive, dal basket alla pallavolo, dal pattinaggio al calcio. Sarà un centro di benessere sotto tutti i profili, benessere psicofisico e benessere sociale. Diventerà insomma un vero centro di aggregazione che fino ad ora i giovani hanno trovato solo nei locali parrocchiali. Certo, ancora bisognerà aspettare, questa struttura sportiva non nascerà immediatamente, bisognerà attendere i tempi burocratici. Entro 6 mesi il Comune dovrà prevedere una somma di compartecipazione di 130.000 euro ed entro 18 mesi dovrà affidare i lavori alla ditta che si aggiudicherà l'appalto. Quelli appena prospettati sono naturalmente i tempi massimi previsti dalla legge. La tempistica potrebbe essere anche ridotta o accelerata, ma è ancora presto per poterlo affermare. Intanto a Santa Maria La Stella e in tutta Aci Sant'Antonio si è accesa una speranza che ormai da più di 10 anni sembrava essersi spenta. Parliamo d'altro, Guardia di Finanza in azione, sequestrati oltre 1.750.000 articoli di carnevale illeciti e prodotti contraffatti, denunciato un imprenditore cinese. Le attività svolte hanno consentito di sequestrare in un'azienda nel comune di Gravina di Catania numerosi prodotti, tra cui maschere, costumi, accessori e gadget privi dei requisiti
requisiti essenziali previsti dalle normative di sicurezza comunitarie e nazionali. Tra i prodotti rinvenuti anche capi di abbigliamento contraffatti che riproducevano fedelmente le caratteristiche di alcuni modelli in commercio del marchio Adidas. Il titolare dell'azienda è stato segnalato alla Procura della Repubblica. A proposito di Guardia di Finanza, novità per la tenenza di Acireale, che presto si trasferirà nei nuovi locali di via Felice Paradiso ad Acireale. L'attuale sede, infatti, situata lungo il viale Regina Margherita, era ormai inadeguata. Sarà fra non molto attuato ad Acireale il trasferimento della tenenza della Guardia di Finanza dalla sede occupata da decenni del viale Regina Margherita a quella nuova ubicata invece in via Felice Paradiso. In queste ultime settimane nei locali citati si è lavorato a pieno ritmo per predisporre al meglio gli spazi e dotarli inoltre dei necessari impianti utili all'espletamento dei vari servizi. Il comando delle Fiamme Gialle ha nel frattempo fatto richiesta al comune di Acireale affinché proceda alla dislocazione della dovuta segnaletica in varie zone della città, atta alla corretta individuazione della nuova caserma in prossimità di tutti gli imbocchi nel contesto urbano, per cui si sta ora procedendo all'acquisto di 14 segnali verticali di indicazioni rifrangenti. I nuovi locali posti in via Felice Paradiso al Civico 7 a piano terra di un palazzo sono naturalmente maggiormente idonei rispetto a quelli attualmente occupati, anche tenendo conto delle nuove esigenze operative del corpo. Infatti da alcuni anni si è passati dalla funzione operativa di brigata guidata da un sottufficiale a quella di livello superiore di tenenza coordinata invece da un ufficiale. In passato, proprio per venire incontro alle nuove esigenze di spazio della Guardia di Finanza, il Comune Acesa aveva proposto il trasferimento in altri locali più ampi, dalla via Lazzaretto al polifunzionale delle Terme, ipotesi viste bene dai vertici provinciali e regionali delle Fiamme Gialle, ma bocciati invece a livello ministeriale. Ci fermiamo adesso, una breve pausa pubblicitaria, torniamo con gli altri argomenti. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Fantastico, esclusivo, divertente! Carnevale di Acireale. Lascia a casa i problemi e sarai protagonista dello spettacolo delle meraviglie. Dal 3 al 13 febbraio, Carnevale di Acireale. La magia dei grandi personaggi in cartapesta. Le maschere, le luci, i sorrisi, la musica. Il divertimento nel cuore barocco della città. Carnevale di Acireale 2018. Omaggio al maestro Rosario Lizio. Per info carnevalediacireale.it o 095 89 52 49. Cosa mangiamo a pranzo? Un toast da Plaza Toast. E a cena? Un toast da Plaza Toast. Ottimo! Potrà sembrarvi ripetitivo, ma da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro d'arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti. Plaza Toast, in Piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345 816 2022. È arrivata, Lanzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da Reità. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure, genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Lighting.
Cerchi un regalo speciale per una persona speciale? Vuoi regalarti un oggetto particolare ben rifinito? L'angolo dei desideri di via Vittorio Emanuele III 46 a Santa Venerina è in grado di realizzare i tuoi sogni. Idee in regalo delle migliori marche, orecchini, bracciali, anelli, collane della Stroili che impreziosiscono il tuo look e ti rendono esclusiva. Pelletteria, orologi, borse e pupi con un design moderno ed elegante adatto a tutte le età. E per un San Valentino speciale affidati all'angolo dei desideri. Vestiti di allegria. Carnaval, i più simpatici costumi in maschera dei personaggi del momento. Carnaval, sorridi e carnaval, ti vesti in maschera. I super pigiamini, Ladybug, Catwoman, le principesse Anna e Frozen, Zorro, Cappuccetto Rosso e i simpatici peluche, anche per i più piccoli e tanti altri. Carnaval, grande assortimento di costumi in maschera per tutte le età. Ad Acireale, in via Romeo 7, di fronte al Palazzo di Città e in corso Umberto 212. Carnaval, sorridi e carnaval. Riflettori sulle IACP e nello specifico sull'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. Nei giorni scorsi il neo presidente della regione ha annunciato la riforma delle IACP, ma le sue dichiarazioni non sono per nulla piaciute, sollevando un coro di proteste. Oggi interviene il direttore dell'IACP di Acireale. Sentiamo. Dopo le esternazioni del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ha apostrofato gli istituti autonomi, case popolari schiacciati da debiti e dalla mafia, anche l'IACP di Acireale prende le distanze da tali affermazioni che, a sentire il direttore dell'istituto del comprensorio acese, Elisa Trovato, delegittimano l'operato del personale dipendente e dei commissari ad acta e straordinari che da anni si susseguono nella guida politico-istituzionale dell'ente. Purtroppo il presidente, affrontando il problema, il problema dei nostri 10 istituti, ha pensato affrontarlo facendo notare solo le realtà negative, le problematiche negative degli enti, non le potenzialità, non il servizio sociale che forniscono gli istituti ogni giorno sul territorio. Noi intendiamo, l'Istituto di Acireale intende distaccarsi da questa polemica e soprattutto non gli piace al personale, al nostro amministratore, agli amministratori passati essere identificati come mafiosi o collegare l'Istituto di Acireale come un istituto schiacciato dai debiti, nell'uno e nell'altro, fortunatamente da noi. Ecco perché l'intenzione mia era quella di parlare, precisare la realtà del nostro ente, che è sano economicamente dal punto di vista dei rapporti con l'utenza, dei rapporti con le altre amministrazioni. L'IACP di Acireale, lo ricordiamo, è l'unico in territorio regionale con competenza sovracomunale ed estende il proprio ambito comprensoriale su 26 comuni della provincia di Catania. L'ente, che non presenta situazioni di deficit finanziario, cerca tuttavia di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, vera e propria piaga che accomuna tutti gli ACP dell'isola, provocata anche dallo stato di indigenza nei vari ambiti sociali. A tal proposito, nel corso del 2017, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale ha partecipato alla manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di housing sociale, per realizzare 50 alloggi popolari ad Acireale destinati prevalentemente a nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate. Siamo molto attenti nei rapporti con l'utenza, ai bisogni dell'utenza, alle problematiche strutturali degli alloggi, quindi gli interventi di manutenzione straordinaria e purtroppo alla lotta all'occupazione abusiva, che è un fenomeno che accomuna tutti gli enti e che difficilmente si riesce a sradicare. L'attività deve essere svolta della lotta all'occupazione abusiva di concerto con i comuni. Alcuni comuni sono più attivi, altri comuni stanno iniziando a lavorare in sinergia con il nostro istituto. Noi abbiamo presentato ultimamente, nel corso dell'anno 2017, tre diversi importanti progetti di interventi di manutenzione straordinaria su alloggi in Zafferana, Sant'Alfio e Acireale. E abbiamo anche un progetto presentato di housing sociale per la realizzazione di 50 alloggi
da Cireale, 50 alloggi da destinare a giovani coppie, ad anziani. Attendiamo il finanziamento. Così dunque Elisa Trovato, direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. Emergenza lavoro, abbiamo detto nei titoli di apertura, lavoratori di Conforama sono pronti ad incrociare le braccia, sentiamo. Lavoratori del centro commerciale Conforama di Riposto ancora una volta sul piede di guerra. I dipendenti hanno infatti annunciato nuove iniziative di lotta sindacale al fine di salvaguardare il proprio posto di lavoro. L'azienda Conforama, come riporta una nota congiunta firmata da Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Will Tux, ha espresso la volontà unilaterale di ricorrere ai contratti di solidarietà. Secondo le tre sigle sindacali, tale decisione determina un palese danno economico ai lavoratori del centro commerciale, oltre all'impossibilità di effettuare una serena organizzazione del lavoro al fine di creare sviluppo economico. Da qui la protesta. Non è la prima volta che i lavoratori di Conforama incrociano le braccia. Un paio di anni fa, a seguito di una drastica riduzione del personale, furono organizzate una serie di plateali iniziative di protesta. Adesso, a seguito dell'assemblea tenutasi ieri nella sede dell'azienda, i lavoratori della struttura commerciale hanno deciso di effettuare una giornata di sciopero fissata per dopodomani, sabato 10, con una manifestazione sindacale davanti all'ingresso del Megastore Ripostese dalle 9 alle 20. Tale decisione scaturisce dal disappunto dei sindacati rispetto alla gestione degli esuberi da parte dell'azienda che, secondo quanto si apprende, attraversa un momento di forte crisi economica a causa dello scandalo finanziario che ha coinvolto il gruppo Steinhoff International, che controlla la catena dei negozi Conforama. La società dovrà infatti rispondere dell'accusa di frode contabile dopo il crollo dei titoli azionari. La crisi internazionale che sta investendo il gruppo, nello specifico dello store Ripostese, rischia infatti di ripercuotersi sulla forza lavoro. Parliamo adesso delle iniziative dell'AFA, l'Associazione Forense Acese, al fine di incentivare e gratificare l'avvio dei nuovi professionisti avvocati che si accingono ad operare nel territorio acese, nel contempo onorando la memoria di due colleghi prematuramente scomparsi. L'associazione, presieduta dall'avvocato Giovanni Battiato, ha appunto ritenuto di indire anche quest'anno due premi alla memoria dell'avvocato Antonio Badalà e alla memoria dell'avvocato Agostino Giuffrida. Per quanto riguarda il primo premio all'avvocato Antonio Badalà, è stato intitolato appunto alla memoria del legale ed è rivolto a coloro che abbiano conseguito positivamente gli esami di abilitazione presso la sede della Corte d'Appello di Catania per l'iscrizione nell'albo degli avvocati in occasione della sessione di esami per l'anno 2016. L'altro premio, intitolato alla memoria dell'avvocato Agostino Giuffrida, è rivolto a coloro che abbiano conseguito positivamente gli esami di laurea magistrale in giurisprudenza negli anni 2016 e 2017, discutendo una tesi in materia di diritto o procedura penale e che risultino iscritti quali praticanti avvocati. Gli interessati dovranno inviare apposita richiesta entro il 28 febbraio prossimo, indicando ovviamente le generalità, nome e cognome, domicilio, nonché l'attestazione dei requisiti territoriali relativi appunto al bando in questione. Adesso ancora una pausa pubblicitaria, nella terza parte spazio al carnevale e allo sport. A tra poco. Il carnevale di Acireale in diretta su Etna Espresso Channel. Dalla città di Re Burlone, l'allegria del carnevale la vivi in diretta. Sabato 10 dalle 17 alle 21, martedì 13 dalle 18 alle 24 e in differita domenica 11 e lunedì 12 sarà trasmesso il concorso dei bambini in maschera. Etna Espresso Channel, l'allegria del carnevale la vivi in diretta. Operazione Sacco Matto. Due combinazioni di prodotti ad un prezzo pazzesco. Scopri di più su www.ilcentesimo.it.
saldi caldi da Pascià. Approfitta per vestire la tua casa. Oggi puoi farlo con poco. Biancheria, tende, tappeti, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e ancora un nuovo assortimento di articoli per neonati. Scopri la convenienza dei saldi caldi di Pascià. Via Dottor Oreste Scionti, 485052, ultima traversa di Corso Umberto, a Cireale. Pascià, veste la tua casa. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4 a Cireale. Telefono 328 222 44 41. Venerdì 9 febbraio c'è il concorso dei bambini in maschera. L'appuntamento con gli stravaganti costumi confezionati da mamme e nonne per la gioia dei più piccoli. Le iscrizioni, fino a un numero massimo di 40, sono gratuite e si chiudono il 7 febbraio alle ore 12. Se volete partecipare con i vostri piccoli, iscrivetevi presso gli uffici della Fondazione Carnevale a Cireale, in via Ruggero 75. Per info 095 89 5257. Appuntamento al Teatro Turiferro, venerdì 9 febbraio ore 16. Nel corso dello spettacolo, simpatici ospiti per i bambini. Parcheggio gratuito, cortile San Luigi. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra, l'unico della provincia con indirizzo chimica materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Filo diretto con l'amministrazione comunale di Acireale. Tutti i lunedì sera alle 21.10 in diretta su Etna Espresso Channel. In replica il martedì alle 16.10 e il giovedì alle 23.10. Nel corso della trasmissione sarà possibile interloquire con gli ospiti in studio che tratteranno argomenti vari per il miglioramento gestionale della città di Acireale. Giovedì grasso, iniziano i giorni più intensi del Carnevale di Acireale. Oggi programma dedicato alle scuole e ai giovani. Vediamo. Giovedì grasso, giornata nella quale il Carnevale di Acireale entra nel vivo per affrontare via via un crescendo che lo porterà così ai giorni clou. Dopo l'allegra parentesi dagli ottimi risultati dello scorso fine settimana con la presenza dei carri allegorici, questo pomeriggio si riprende con la festa carnacialesca. Lungo il circuito, con inizio alle ore 16, saranno così le scuole in maschera a fare da apripista, con la partecipazione inoltre di maschere singole e testoni. I gruppi scolastici costituiscono da sempre un'attrazione, con i bambini che vivono quindi da protagonisti la manifestazione. Dai più piccoli ai più grandicelli, ai quali alle 18 viene dedicato l'appuntamento di Piazza Duomo con la festa in maschera per i ragazzi di tutte le scuole, con animazione e la partecipazione del gruppo musicale Parimpampum. Conclusione, sempre in Piazza Duomo, di questo giovedì grasso con Mania 90 Festival. Si ballerà quindi a partire dalle 21 con Robby Rossini, Vivian B from Blitz, Danny J e Daniele Tignino. E a proposito di carnevale, scopriamo tradizioni e peculiarità della manifestazione. Una componente di spicco del Carnevale di Acireale da sempre è la folla, protagonista alla pari delle peculiarità della festa Re Burlone, cioè i carri allegorico grotteschi e i carri infiorati. Le prime documentazioni riguardanti il Carnevale acese risalgono al 1500 e lo descrivono come una festa nata dalla libera iniziativa popolare, in un periodo nel quale ai cittadini veniva concessa la libertà di scherzare sui potenti del tempo. Da questa propensione alla satira
prese forma una delle prime maschere del carnevale, la Batazzu, che con i suoi grossi libri ironizzava sulla classe clericale del tempo. Nel secolo seguente, siamo al 1600, nei giorni del Giovedì Grasso, era divenuta poi usanza farsi battaglia con agrumi e uova marce. Notevole la partecipazione della gente in questi confronti, tanto che dopo un decennio circa la corte criminale, viste le conseguenze per persone e cose, mise un bando con cui vietò tale pratica. Nel XVII secolo vennero fuori le maschere Ubaruni e i Monti, mentre nel secolo seguente, il XVIII, venne introdotta la cosiddetta cassariata, cioè la sfilata dei landò, nel corso della quale i nobili della città lanciavano confetti da carrozze trainate da cavalli. Faccioni di cartapesta e macchine infiorate fecero la loro prima comparsa da Cireale nel 1929 e costituiscono i primordi di quelle maestose opere che vengono oggi ammirate da tutti. Il Giovedì Grasso non è solo maschere e costumi, ma è anche tradizione culinaria fatta di dolci e pietanze tipiche. A partire da oggi le tavole degli acesi, fino al sollazzo finale del Martedì Grasso, saranno imbandite al meglio per rendere onore al re Burlone. Largo uso così di sughi di carne e di pietanze come i maccheroni, che un tempo venivano fatti in casa, conditi con ragù preparato con cotenna di maiale. Per quanto riguarda i dolci, che in questo periodo non mancano alla fine di ogni pranzo o cena, vi sono soprattutto le chiacchiere, con i suoi diversi gusti, ancora, seppur in misura minore, le stesse zeppole. Grandi abbuffate perciò in libertà, per poi, martedì notte, riporre gli abiti della festa e darsi una regolata in tutti i sensi con l'inizio della Quaresima. Un periodo ancora lontano, con il carnevale perciò tutto da vivere in allegria e divertimento. E diciamo che a questo punto davvero viene l'appetito. Parliamo d'altro. Il ricavato della raccolta per i fuochi d'artificio è stato destinato alla Basilica di San Sebastiano, lo comunica la Brigata Anonima Ultra. Nei giorni scorsi la Brigata Anonima Ultra ha deciso di devolvere il ricavato della raccolta per i fuochi d'artificio alla Basilica di San Sebastiano, somma che servirà per la ristrutturazione del tetto della navata sinistra della Basilica, danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua. Una delegazione della Brigata ha consegnato la somma a Don Vittorio Rocca, seppur dispiaciuti per non aver potuto omaggiare il nostro capitano con lo spettacolo pirotecnico. È stato scritto dai responsabili della Brigata: siamo comunque felici di poter contribuire a sistemare la sua casa. Parliamo di calcio. Ieri turno infrasettimanale dei tornei di eccellenza e promozione, valido per la 21esima giornata in eccellenza, con la capolista Città di Messina che continua a vincere, 12esimo successo di fila, e così resta in vetta con 6 punti di vantaggio sul Biancavilla Corsaro ieri a Caltagirone. I messinesi si sono imposti 1-0 a Paternò. In chiave playoff, importante il successo del Rosolini ad Adrano e del Giarre sul Calcio Avola, anche perché lo Scordì è stato fermato sul pari dalla Catania San Pio. Importantissimi infine i 3 punti conquistati dal Real Laci, che al comunale ha sconfitto il Pistunina per 2-1, lasciandosi alle spalle la zona della retrocessione diretta, distante adesso 4 punti. Protagonista della gara Omar Drammé, che al 91esimo, gettato nella mischia da mister Benedettino, ha realizzato il gol che vale 3 preziosissimi punti in chiave salvezza. Nel torneo di promozione, mercoledì ad alta quota, ieri nel girone C con il Tirrenia, che ha battuto 2-0 la capolista Ionica, portandosi a meno 2 in classifica. Di misura il Via Grande sull'Atletico Fiume Freddo, un successo che permette agli etnei di mantenere il passo playoff e staccare il Gescal, battuto ieri in casa dal Lineri Mister Bianco. 3 punti anche per l'Aci Sant'Antonio sul Merì. Sconfitta bruciante per il Trecastagni a Rometta. I gialloblu adesso sono a 4 punti dalla salvezza diretta. Andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani, per nulla incoraggianti a dire il vero.
tempo in peggioramento con piogge diffuse e possibili rovesci e temporali nel settore ionico. Temperature minime e massime in calo, ventoso per venti orientali con mari mossi. È tutto anche per oggi. Grazie come sempre per essere stati con noi. TG Reporter torna domani alle 13:40. Arrivederci.